Flaiano è stato un grande uomo di spettacolo, un grande scrittore di spettacolo, e se intendo dico spettacolo, dico naturalmente teatro. È stato uno straordinario recensore teatrale, così come lo è stato del cinema. Ma se devo dire, il teatro proprio lo amava. Il cinema l'ha amato, ha prodotto delle cose importantissime, quelle che lo hanno reso più famoso e gli hanno anche dato, diciamo, una ricchezza. È con Federico Fellini che Ennio Flaiano stringe il sodalizio più importante, che dà vita a film come Lo Sceicco Bianco, I Vitelloni, La Strada, Il Bidone, Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita, Giulietta degli Spiriti. Ma Flaiano lega il suo nome anche alle sceneggiature di moltissimi altri film. Da Guardie e Ladri di Mario Monicelli a Parigi è sempre Parigi di Luciano Emmer, dalla Romana di Luigi Zampa a Un amore a Roma di Dino Risi, fino alla notte di Michelangelo Antonioni. Oggi possiamo veramente affrontare in maniera più precisa il rapporto tra la scrittura e la sceneggiatura. Per molti anni lo sceneggiatore è stato proprio considerato come una cosa quasi così, di servizio, quasi di scarto, e se ne sono lamentati tutti i grandi. Dice Ennio Flaiano: quando ci si rimette davanti alla pagina dopo un po' che si è lavorato come sceneggiatore, bisogna ridimensionarsi di dentro con enorme fatica. Guai a raccontare una storia come se si buttasse giù una sceneggiatura. Flaiano scrittore è completamente diverso dal Flaiano sceneggiatore, tanto che lui diceva che il mestiere dello sceneggiatore è un mestiere, uno stato transitorio, non è una professione, in cui l'ego doveva completamente annullarsi. Era una generazione, quella degli sceneggiatori del dopoguerra, fortunatissima, che perpetrò quello che la politica non riuscì a fare, cioè c'erano le varie anime, l'anima di sinistra, l'anima di destra, l'anima cattolica, che si compenetravano, che parlavano, per cui ogni individuo si annullava per fare un lavoro collettivo. Possiamo dire che allora erano veramente dei lavoratori di una bottega artigianale che cercavano di captare le voci del popolo, di riuscire a capire i tic, le abitudini della gente, e potevano inventare tutto. Essenzialmente erano al servizio di una collettività. Flaiano è un autore internazionale, grazie anche al cinema. Naturalmente Flaiano può viaggiare, può incontrare civiltà diverse, va a lavorare spesso all'estero. Sono sue storie che si svolgono negli Stati Uniti, a New York, quindi Roma e New York. C'è questa dimensione internazionale che lo rende un autore assolutamente non provinciale. È un autore proprio che ha uno sguardo sul mondo. Ecco, e il tempo lavora per questo, cioè il tempo lo cambia. Con Giulietta degli Spiriti nel 64 c'è il distacco da Fellini. Flaiano ha in mente di fare altri film e vuole fare soprattutto questo proprio film, Melampo o Melampus, ma non ce la fa. È uno dei grandi crucci della sua vita. E allora decide di farne un romanzo. Quindi fa un'operazione diciamo inversa rispetto al solito, cioè passa da una sceneggiatura al romanzo. È il 2 agosto 1960, eccomi da poche ore a New York, in questa città molto intima e geometrica, costruita in uno stile babilonese e abitata da americani. Ho appena lasciato a Roma il traffico dell'estate nelle vie verso il mare, le piccole auto con le barche di gomma sul tetto, o carrozzine per bambini, e altri fagotti coperti da veli che salutavano la mia partenza. E la luce sfocata dello scirocco che lega così bene con l'odore acre della nafta nel piazzale dell'aeroporto verso lunghi itinerari. Ho trovato qui il caldo pieno del pomeriggio, ma un cielo terso e ampio, e il silenzio dell'ingresso a Manhattan, nelle vie quasi sgombre, tra i vecchi brownstones con la scala a ponte levatoio, i recenti palazzoni, i vasti empori, i bar, i negozi in vacanza col cartello closed nella vetrina spettrale. Un dirigibile pubblicitario sorvolava la città. Non vedevo un dirigibile da 40 anni. Forse per questo ho comprato un quaderno, vi ho incollato il mio biglietto da visita.
dottor Giorgio Fabbro. E ho aggiunto: diario. Molti dei personaggi di Flaiano hanno questa abitudine di tenere dei diari, è l'abitudine di tenere il proprio tempo, la capacità appunto di raccontare attraverso delle annotazioni. Ecco, questo è fondamentale. Un'altra cosa legata al tempo che caratterizza Flaiano è il rapporto con lo specchio. I personaggi di Flaiano spesso si guardano allo specchio e spesso decidono che cosa fare proprio in base anche a questo ritorno della propria immagine. Flaiano è stato immerso nel proprio tempo, cronista, testimone del proprio tempo, ma contemporaneamente si sentiva fuori dal proprio tempo. Nello sguardo amaro di Flaiano sulla vita, in fondo, lo scorrere del tempo non riesce a cambiare le cose, non può portare delle novità, non serve a guarire. Sono tornato in albergo pensando a Liza Baldwin. Senza di lei mi sento come una di quelle mosche autunnali che si posano sul paralume e pensano. Pensano intensamente all'inverno, lisciandosi le mani, non le zampe, le mani. Ho sentito la fitta sgradevole dell'errore che si avvicina. Entrando nell'appartamento, fiutavo l'odore caldo di lei. Liza Baldwin dormiva ai piedi del letto, sul tappeto. Mi aveva atteso dunque. Cenando sola, e forse era ubriaca, o peggio. Per un attimo sono stato a guardarla, sorpreso di vederla così minuta indifesa, nel calore chiaro della pelle che raccoglieva la luce della lampada, anzi sembrava illuminare la stanza. Quando mi sono chinato su di lei, è saltata in piedi abbracciandomi con allegra furia, senza parlare, senza nemmeno aspettare che mi spogliassi, come un giovane invincibile animale. Flaiano provò a diventare regista, accadde nel 1966 quando era in America e cercò di raccontare in una sceneggiatura che si chiamò About a Woman, che poi fu depositata a Los Angeles, la storia, la propria storia individuale, ovvero quella di un critico, di un letterato, di un artista che aveva una fortissima crisi, che incontrava una donna molto bella e sofisticata, con la quale cercava di avere una relazione completamente diversa. Fu lei a inventarsi un desiderio di trasformarsi in un animale, ma non come rapporto di sottomissione, quasi come un rapporto di attivazione della vitalità animale. Se non che prese contatti con Carlo Ponti, la sua idea era quella di dare la parte della donna Faye Dunaway e pensava alla parte maschile, a Marcello Mastroianni, però Faye Dunaway non poté. E Carlo Ponti decise di non affidare la regia a Flaiano perché aveva paura. A Flaiano venne un attacco cardiaco e decise di lasciare tutto. A quel punto entrò in scena Catherine Deneuve, a cui aveva pensato al posto della Dunaway, e gli chiese di trovare un regista. Bene, quel regista fu individuato nella figura di Roman Polanski, che invitò sia Mastroianni che la Deneuve a vedersi a Londra, e fu il primo incontro, di un incontro che ebbe conseguenze anche personali sulla vita dei due attori, ma disse che non poteva assolutamente affrontare la regia perché era già impegnato in Macbeth. Quindi ci fu la chiamata di Ferreri, il quale però interpretò in maniera molto diversa, perché nel frattempo Flaiano cosa aveva fatto? Aveva redatto un racconto di questa sua sceneggiatura e l'aveva in parte cambiata, aveva deciso di cambiare la personalità dei protagonisti e l'aveva un po' edulcorata da quella che era l'accenno soprattutto autobiografico della vicenda. Ferreri non volle la sceneggiatura di Flaiano, cioè About a Woman, bensì decise di trarre ispirazione da quella che fu il romanzo.